Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pochi e oggi siamo trovati qui su Sly 2, la banda dei ladri. Nella scorsa parte abbiamo fatto... ecco, siamo andati a visitare il faro e abbiamo... Sì, siamo andati a visitare il faro. Allora, oggi invece andiamo avanti. Aspettate che devo andare... ecco, devo andare lì. Aspetta che poi c'è questo albero che mi... Che mi passa... Che mi sbarra la strada. Oh, ecco. Adesso è tutto più libero. Devo andare lì. Ok, devo andare lì. No, aspetta. Devo andare. Allora, fatemi un po' vedere. Dove devo andare? Ecco, devo salire lassù. Ok. Vabbè, ci metterò anni a salire lassù, quindi tagliamo. Ecco qua. Vabbè, poi non lo so, penso che la farò fuori parte. Ok, dove siamo? Ok. Se vogliamo battere Jean Bison durante i giochi del taglialegna, dovremo farci aiutare dalle aquile giganti canadesi. Il loro nido si trova su quell'iceberg. Ruba un uovo e poi riportalo sano e salvo al rifugio. Lo sfrutteremo per rivolgere l'istinto protettivo delle aquile contro Bison. D'accordo, sembra abbastanza facile. Tranne la parte in cui dovrò nuotare mezzo miglio nell'acqua gelata. Perché nuotare se hai il paracadute? Dopo aver distrutto gli oleodotti, tutti i materiali combustibili prenderanno immediatamente fuoco. Capisco. La corrente ascensionale generata dalle fiamme mi aiuterà a salire. L'importante è che eviti le fiamme. Se ti avvicinerai troppo, il vecchio muso grigio questa sera cenerà a base di procione arrosto. Che bella immagine, Bentley. Ok, allora. Ok, allora devo andare. Allora, andiamo. Ok, come vedete le correnti ascensionali fanno sì che Sly abbia una spinta. Allora, il prossimo, vediamo un po' il prossimo dov'è. Ecco, sta lì. Ma qualcosa mi dice che non ci arrivo. Qualcosa mi dice che non ci arrivo. Ok.
Ok, eccoci. Scusate se è troppo lento, ma purtroppo i frame non mi aiutano. Eccolo lì, eccolo lì. Ah, no, aspetta, aspetta. Ah no, eccolo, eccolo, eccolo. Non riuscivo a vederlo. Scusate se ogni tanto la musica si ferma oppure il personaggio è troppo lento, ma i frame qua non mi aiutano. Ok. Ok, devo andare verso... verso quelle correnti che sono generate tramite una specie di onda concentrica che va a sovrapporsi. Quante correnti sono? No vabbè, io penso che se... no, vabbè, io penso che questa sia l'ultima, perché appunto vedete siamo vicini all'obiettivo. Sì, va bene, ma... bene, ma... aquile, state alla larga da me. State alla larga da... state alla larga. E quanti siete? Ok. Ecco. Qua. Ce l'ho fatta. Oh. Vai. No, aspetta. È vero, devo premere S. Ok. Ecco qua. Ottimo lavoro! Se riuscirai a portare l'uomo dell'aquila al rifugio, saremo pronti per i giochi del taglialegna. Sì, va bene, ma cerchiamo di non fare figure di... ok, riprendiamo. 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 Ah no, ah no, aspetta, da qua, da qua. Ok, allora. Da qui, da qui, da qui. Da qui, da qui. Scendiamo da. Ok. Bene. Ok. Oh, vai. Bene. Ecco qua. Bene. Cioè, allora, io non capisco perché i frame qua non mi aiutano, ma vabbè. Ok, vai. Fatto. Devo portarlo al rifugio che sta lì su. Quello, giusto?
Sì, mi sembra che sia quello. Bravissimo, Sly! Ecco. Ottimo, siamo 80%, siamo verso la fine del gioco, eh. Sono iniziati i giochi del taglialegna. Anche se Mario ha studiato la guida del boscaiolo, nessuno di noi è abbastanza abile da battere Jean Bison. Ebbene, normale. Così, per quanto mi dispiace dirlo, dovremo barare. Mari, tu parteciperai alla gara di taglio dei tronchi. Chi? Ottieni un buon punteggio e passa la mano a Bison. Mentre lui taglia, gli infilerò nei pantaloni l'uovo d'aquila. Così i protettivi genitori verranno a interferire con i suoi colpi d'ascia. Sly, visto che sai arrampicarti bene, ti affido la scalata della parete di ghiaccio. Impediremo a Bison di battere il tuo punteggio staccandolo dalla parete con dei grappini. Infine, io rappresenterò la nostra squadra nella gara di equilibrio sui tronchi rotanti. Grazie alle mie conoscenze di meccanica otterremo sicuramente un punteggio altissimo. Sly penserà ad ingrassare i tronchi di Bison, così non potrà battermi. Se siete pronti, propongo di uscire e mostrare a quegli stupidi taglialegna di che stoffa siamo fatti. Bene ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!